Buongiorno, benvenuti a questa diretta oggi del 4 dicembre, martedì 4 dicembre. Questa sera vi ricordo tutti quanti che ci sarà Matrix e faremo un parterre sulla discussione politica di giornalisti molto divertente. Lo vedrete con Sgarbi, Cruciani e tanti altri ospiti che ci spiegheranno che cosa sta succedendo nella politica di oggi, anche se il tema oggi sui giornali sembra andare in secondo piano rispetto a questioni tecniche, e cioè quelle del debito, del deficit e delle manifestazioni a Torino ieri. Buongiorno Giovanni, ciao Pietro e Agostin che si sono collegati oggi. Allora, i giornali come affrontano la questione? Cerchiamo di subito di dire che la manifestazione di ieri dei 3.000 imprenditori, che ha avuto un segno più che nella protesta nei confronti del governo, che ovviamente c'era, ma nel fatto che veramente è unito il diavolo e l'acqua santa. Perché ieri c'era, per farvi un esempio, non so perché i giornali questo l'hanno notato relativamente, ma qualche intervista oggi ci ha fatto vedere che, ad esempio, c'era ieri il presidente della Confapi. La Confapi è una piccola associazione, non una piccola associazione guidata da Maurizio Casasco, che è di imprese piccole e medie, che è in concorrenza diretta con la Confindustria. E la Confapi ieri era presente insieme con la Confindustria. Ieri c'erano i commercianti di sinistra della Confesercenti e i commercianti di destra, adesso sto esagerando, comunque centristi di San Galli, c'erano gli agricoltori. Ecco, forse l'unico gruppo organizzato che ieri non c'era la manifestazione, e questo vi dovrebbe dar da pensare di Torino, è stata la Coldiretti, che è diventata la, diciamo, lunga mano del governo nelle questioni agricole e, per esempio, dei trattati internazionali. La Coldiretti è quella contro il CETA. Insomma, direi che oggi l'analisi forse più divertente che manca nei giornali è chi c'era e chi non c'era ieri alla manifestazione, che era una manifestazione non solo per dire sì alla TAV Torino-Lione, ma era anche una manifestazione per dire al governo che così andiamo a sbattere. La manifestazione vede tutti quanti i giornali, diciamo, che ne fanno una cronaca diretta, le richieste di boccia, le richieste degli altri imprenditori. Si dice tutti quanti che rappresentano il 60% del PIL e che mai erano stati uniti come in questo momento. Sallusti invece apre un nuovo tema oggi sul giornale, ed è addirittura il fondo di Sallusti, perché Sallusti dice: noi non ci saremo. Ma non è, cara Lega, che fa la manifestazione l'8 dicembre, una manifestazione contro il Global Compact, è una manifestazione in cui metti che non ci saranno Saviano, non ci saranno la Boldrini, non ci saranno quelli che tu hai identificato, i tuoi nemici, cosa che qualcuno commenta dicendo: beh, il ministro degli interni forse non potrebbe permettersi di fare una cosa così diciamo oltraggiosa nei confronti di persone che non condividono le sue idee. Ma invece Sallusti non dice questo. Oggi dice: puoi anche fare solleticare la tua pancia, ma fatti una domanda e datti una risposta possibilmente sul fatto che, tra gli altri, non ci saranno, ciao Andrea, tra gli altri non ci saremo neanche noi del giornale. Perché non ci saremo? Ciao Beppe, mitico, perché non ci saremo anche noi del giornale? Perché in realtà, qui tu ti devi, questo governo è il governo del Movimento 5 Stelle, è il governo della manovra assistenziale, è il governo del decreto dignità, è un governo che non ci piace. A noi, tra la manifestazione, sembra dire, Sallusti di Torino tra gli imprenditori e la manifestazione di Roma della Lega, noi su quella della Lega non ci saremo. Devo dire che è uno strappo, niente male. Tra l'altro, i lettori del giornale sono molto, molto, molto filoleghisti. Il punto fondamentale è che, in realtà, però, come sottolinea forse oggi Ferruccio De Bortoli nel suo fondo sul Corriere della Sera, il governo ha sempre un periodo sia di grazia sia di esperienza, e cita Prodi. Ferruccio De Bortoli, che non è certo Conte, non è certo Di Maio in termini di esperienza, quando diventò Presidente del Consiglio. E Prodi disse: io feci un sacco di errori, però dice: c'avevo l'umiltà di lavorare, mettermi alla scrivania a capire. Secondo me, stessa frase potrebbero dire Conti, Di Maio e Salvini. Ma questo non è il punto. Il punto fondamentale è che lo stesso De Bortoli riconosce ai governi nuovi entrati il fatto che devono prendere un po' di tempo per capire cosa fanno. Ma ora sono passati praticamente 6 mesi e il tempo lo hanno preso. E cosa stanno cambiando? Stanno cambiando il rapporto deficit PIL. Hanno provato a strappare al 2,4, i mercati hanno dato un segnale, l'Europa ha dato un segnale, la procedura di infrazione è stata un'altra. E così, difatti, Jenny dice: Prodi umile, gli viene da ridere. Difatti, anch'io la penso come lui, però diteglielo a De Bortoli.
E quindi il punto fondamentale è, buongiorno ad Alessandro che ci sta seguendo e stasera ci vediamo con lui e con tutti gli altri autori a Matrix. Allora, il punto fondamentale è che il ritorno indietro al 2,4 c'è costato qualche cosa, c'è costato un po' di spread che conta, c'è costato un po' di incertezza che conta e la possiamo anche mettere, diciamo, sull'altare del benvenuto a un nuovo governo. Il punto fondamentale è che questi stanno facendo una manovra per la quale ancora non sono d'accordo su quali elementi tirare le fila. Oggi, per esempio, leggo Durigon, il sottosegretario del lavoro, che peraltro ci avevo ieri sera non siamo filoleghisti ma liberisti, grande Susanna, anch'io sono con te. Durigon oggi sul Messaggero ci spiega che in realtà quella quota 104, che è una proposta di Brambilla, consulente della Lega, beh, insomma, è una proposta che lui non accetta. Brambilla ieri mi ha detto che invece è l'unica proposta per far costare di meno questa riforma delle pensioni di quota 100, che altrimenti sarebbe costosissima. Detto questo, in questi giorni si sta proprio cercando, abbiamo pochi giorni, un paio di settimane, come ridurre al 2% il deficit programmato, che invece è programmato al 2,4%. Come si fa a ridurre al 2% il deficit programmato? Secondo me, ieri l'ho capito bene da Borghi, ma si capisce oggi dai giornali, il modo per farlo arrivare al 2 invece che al 2,4 è fare le stesse cose che hanno intenzione di fare, ma facendole partire 2 o 3 mesi più tardi, trovando dei vincoli per non poterle fare, il cumulo per i pensionati, l'ISEE per il reddito di cittadinanza, cioè una ennesima presa per i fondelli. Travaglio oggi è forse l'unico articolo che vale la pena di leggere, perché è lo strillone del Movimento 5 Stelle sulla vicenda del papà Di Maio. Peraltro ho scritto anch'io sulla vicenda di papà Di Maio, ma insomma non mi metto a fare la pubblicità alle robe mie. Se volete lo troverete sul sito nicolaporro.it. L'unica tesi che dico è: non bisogna salvare il figlio dal padre, ma bisogna salvare il padre Di Maio dal figlio. Ma comunque Travaglio oggi, per difendere il figlio Di Maio, per difendere il suo beniamino, cioè Gigino Di Maio, ministro dello sviluppo economico, addirittura tira in ballo la trattativa Stato-mafia. Quella sì che è una trattativa grave per il nostro paese, quella sì, ma che cacchio c'entra la trattativa Stato-mafia? Quando vedi Travaglio, gli dici: Travaglio, guarda che qua c'hai un po' di sugo sulle tue labbra. Ah, però la trattativa Stato-mafia. Travaglio, guarda che stai passando grosso. Ma la trattativa Stato-mafia. Travaglio, guarda che il giornale sta vendendo. Ma la trattativa Stato-mafia. Travaglio, guarda che sei stato multato per 60.000 euro perché ha vinto la causa Renzi. Ma la trattativa Stato-mafia. Il generale Mori, qua di Berlusconi, Amato, il DAP. Non ci capisci più niente. Ti fa una tale supercazzola sulla trattativa Stato-mafia, per cui alla fine va bene tutto, perché in realtà noi giornalisti non ci siamo occupati della trattativa Stato-mafia. Per cui la corte mostruosa di Di Matteo, a cui peraltro vogliono togliere la scorta, come l'hanno tolta in Groia, rischiano la vita. Beh, insomma, l'avete presente tutta questa vicenda della trattativa Stato-mafia? Benissimo, tutto vero, anzi, secondo me è tutto falso, ma comunque sia, quando c'è un problema, quello là che ti tira fuori dal taschino, trattativa Stato-mafia. Favoloso. Ultima questione di oggi è che è stato azzerato il Consiglio Superiore della Sanità. Io devo dire la verità, scusatemi, non so bene che cosa sia. Ho scoperto essere l'organo consultivo del Ministro della Salute, nominato un anno fa, quindi dal precedente ministro, e che sarebbe dovuto scadere nel 2020. La sua presidente si è molto seccata perché nessuno l'ha avvertita del fatto che l'avevano seccata, e questo devo dire che è sempre spiacevole, perché magari se tu licenzi una persona, come fecero con me in Rai, possono farlo, però magari no, come possiamo dire, nei posti normali ci si avverte, si spiega, si annuncia, si sente. Insomma, questo modo cafone e arrogante di gestire il potere è insopportabile, chiunque lo gestisca. Il Conte Mascetti, Campo dall'Orto, e la signora Grillo, ministro della Sanità. Fatta questa premessa, ragazzi miei, se quello è un organo consultivo del ministro della Sanità, ci sta che il Ministro della Sanità cerchi l'organo consultivo che più le aggradi, perché sono dei consulenti, quindi i consulenti devono essere comodi per chi deve essere, chi li vuole consultare. Detto questo, ragazzi, però c'è un po' di modo, un po' di modo, perché se questa cosa dell'organo consultivo, invece che la Grillo, l'avesse fatta la ministra precedente, avrebbero gridato lo scandalo. Noi non si grida lo scandalo, si dice: ragazzi, una telefonata non costa nulla, un po' di educazione non costa nulla, e poi nominati chi ti pare. Anzi, speriamo che non vengano nominati gli amici Novax del Giro Grillozzo. E
E della Tana anche, ha ragione François, mi dimentico sempre, ma della Tana non contava nulla in Rai, quello che contava era Renzi e Camposanto. Bene, direi che per oggi è tutto, io vi do appuntamento sempre questa sera con Matrix in seconda serata su Canale 5, non vi dimenticate, e noi ci vediamo più tardi con la zuppa di porro, se qualcuno di voi sul sito vuol leggere i miei pensieri modesti ma molto paradossali sul papà Di Maio, andate lì più tardi e troverete tutto. Ciao!